Bene, in questa domenica di dicembre prepariamo una spaghettata ai frutti di mare. Gli ingredienti di base sono olio extravergine d'oliva, prezzemolo, 3 spicchi d'aglio, peperoncino piccante a preferenza, frutti di mare, 300 g sgocciolati, 400 g di spaghetti numero 5, un bicchiere di vino bianco e del pomodoro fresco. In questo caso io utilizzo il pomodoro di conservazione biologica a pezzettini, che sempre si mantiene sempre fresco tutto l'anno, ecco. Bene, cominciamo la preparazione della spaghettata con i frutti di mare. Bene, mettiamo una padella capiente, versiamo più o meno 2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, aggiungiamo 3 spicchi d'aglio, facciamoli rosolare. Bene, possiamo già inserire i frutti di mare. Sono anche semi scongelati, quindi praticamente non li mettete proprio congelati, scongelateli un pochino, ma non troppo morbidi, a metà più o meno. Si fanno anche un po' di acqua e nello stesso tempo non diventano una poltiglia. Bene, giriamo un pochino. Bene, spiumiamo con il vino bianco. Bene, mettiamo un po' di peperoncino piccante, giusto giusto un pelino, ma a discrezione. Bene, tritiamo il prezzemolo fresco. E aggiungiamo un pelino in questo momento già nel sugo. Aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato. Un po' di sale. Bene, arrivato a questo punto mettiamo un po' di questi nostri pomodori, che sono pomodori biologici tagliati a pezzetti. Praticamente è come se fossero freschi, solamente che io li conservo raccolti nelle mie terre delle coserie. Pomodori senza trattamento, vedete, che mi piace mangiare anche il pomodoro un po' fresco all'interno, ecco. Vanno bene così. Un altro po', ok. Bene, l'acqua bolle, abbiamo messo già il sale, caliamo gli spaghetti. Bene, aggiungiamo un po' di acqua di cottura quando gli spaghetti sono stati già calati da 2-3 minuti. Ecco, è importante avere anche un po' di amido, altrimenti poi diventa un'altra cosa. Ok, così. Bene, quando gli spaghetti sono a un paio di minuti dalla cottura, si possono inserire nella padella. Ecco qua. Bene, fatto questo punto facciamo una girata. Bene, spolveriamo ancora di altro prezzemolo fine. Vedete com'è bello il prezzemolo appena raccolto. Ecco qua. Il piatto si potrebbe dire completato. Adesso lo impiattiamo e lo gusteremo in questa domenica di dicembre. Bene, la spaghettata è pronta, adesso impiattiamo. Come vedete è venuta una bella, un bel profumo, molto squisita. Questa è una quantità per almeno, possiamo dire, 4-5 persone. Io ne mangerò il doppio. Ok.
Prendiamo due cozze. Un po' di frutti di mare. Gamberetto sicuramente va messo pure. Ok. Al finire, per dare il tocco più bello, più rappresentativo, mettiamo ancora un po' di prezzemolo fresco. E con questa ripresa abbiamo finito la nostra spaghettata ai frutti di mare. Bene, in questa domenica di dicembre, la prima domenica di dicembre del 2018, ho preparato una spaghettata molto molto succulenta con i frutti di mare, con tutte le essenze, i nostri prodotti locali, sfumature varie che troverete nel mio libro di ricette tradizionale che si sta sempre ogni giorno completando di nuove ricette, tutte interessanti, tutto di alto profilo. Mi auguro che possiate un giorno apprezzare questo libro perché sarà veramente completo di ogni sfumatura calabrese, anche se ci sono anche dei riferimenti di altre regioni, ma giusto, giusto, ecco.